Buonasera, benvenuti a Salute e Sanità, sono Eva Perasso, oggi siamo con il professor Pietro Rossi, oculista. Buonasera Buongiorno, professore. Grazie. Il dottor Rossi, professor Rossi, chiedo scusa, ex primario storico dell'ospedale San Martino di Genova, tuttora continua a lavorare. Con lui oggi parliamo di una patologia molto comune, soprattutto sopra i 40 anni di età, che è quella delle malattie della retina. Per inquadrare il tema, però, cominciamo a raccontare che cos'è la retina e qual è la sua funzione all'interno dell'occhio. Esatto. La retina è la pellicola dell'occhio, praticamente è una membrana distesa all'interno di questa sferetta bianca che vediamo dall'esterno, che ha la capacità di trasformare l'impulso luminoso in un impulso nervoso che viene portato al cervello. È abbastanza identica alla pellicola o ai pixel di una macchina fotografica, con una importante eccezione. Le macchine fotografiche, la pellicola delle macchine fotografiche, oppure i pixel della macchina moderna sono tutti uguali, la retina no, ha un punto molto piccolo di circa mezzo millimetro di diametro che è quello che ci serve per la visione nitida, quello che ci serve per leggere, per scrivere, per curiosare nel bugiardino delle medicine, per infilare la chiave. Il resto è molto importante, ma come campo visivo e dà una capacità visiva nettamente inferiore, per cui se uno cercasse di leggere con la periferia della retina non ci riesce. Questa è l'importanza. La retina è fondamentale per la visione, ma soprattutto il punto centrale della retina è quello che consente di fare tutto ciò che desideriamo di fine, di particolare, dal leggere al resto. Dunque, cosa accade se qualcosa non va, se qualcosa non funziona? E come ce ne accorgiamo se la retina ha un problema? Se la retina si ammala, succede un problema grosso. Perché? Perché la retina ha la stessa struttura della corteccia cerebrale ed è, come tutto il sistema nervoso, un tessuto che non si rigenera se non in minimissima parte. Quindi, se non si proviene l'insorgenza di un danno alla retina, purtroppo ne deriva una perdita per lo più permanente di vista. Questo è l'importante, che rende necessario conoscere per tempo quali sono i disturbi che il paziente può avvertire e naturalmente quelli che ti devono costringere a correre. Per esempio, se uno vede distorto, se uno vede delle ombre nel campo visivo, oppure se uno vede moscerini, filamenti, lampi e cose del genere, a quel punto è necessario fare una visita oculistica con un esame specifico centrato sulla retina. Mi pare di capire che le malattie più comuni legate alla retina siano tante e diverse a seconda dei sintomi. Abbiamo parlato esatto. Di ombre, di filamenti e così via. Quali sono però quelle più comuni che sono riscontrabili? Le più comuni sono i danni da miopia dalla periferia della retina che possono portare al distacco di retina. E poi quelle che colpiscono la parte centrale della retina che danno origine alla cosiddetta maculopatia. È tipica, nota da tutti. La maculopatia legata all'età, che ha una alta prevalenza soprattutto oltre i 70-75 anni di età, ma ci sono anche le forme congenite, le forme giovanili per esempio che colpiscono i miopi elevati a 35-40 anni, ci sono i danni che derivano da malattie generali, per esempio il diabete. Il diabete purtroppo determina facilmente dei grossi danni alla retina che vanno anticipati, che vanno ricercati in anticipo, senza aspettare che il paziente venga e ti dica ma io non leggo mica più tanto il giornale. Quindi una persona giovane, 35-40enne, che soffre già di miopia, può incorrere in un distacco della retina? E in questo caso in che modo viene trattato il distacco? La retina può staccarsi da questa, ho detto che sembra una tappezzeria di una stanza, una pellicola che se si lacera può staccarsi, cioè dietro viene scollata da del liquido. A questo punto in genere ci sono molti sintomi prima. Il paziente vede moschini, filamenti, lampi, ragnatele che compaiono di colpo, oppure vede delle ombre. In quel momento va esplorata la periferia della retina perché con il laser si può saldare il contorno di questo strappo, impedire che la retina si stacchi e questo è fondamentale per evitare di perdere vista. Se la retina si stacca e soprattutto
se si stanca la parte centrale della retina, purtroppo il recupero funzionale è comunque molto limitato. Anche qua è una questione di urgenza. Questo significa che anche in seguito a un intervento chirurgico non è poi possibile recuperare interamente la vista? Se il distacco di retina colpisce la parte centrale della retina, facilmente, purtroppo, anche nei casi migliori, residua un deficit visivo. Cioè il paziente, nonostante gli occhiali, nonostante tutto quello che si vuole, più di tanto non riesce a vedere, proprio perché i fotorecettori, cioè quelle cellule che trasformano la luce in un impulso nervoso, vengono lese in maniera abbastanza irreversibile. Siamo già arrivati a parlare della situazione peggiore, in realtà, ecco. Quindi abbiamo già fatto l'ipotesi peggiore che potevamo fare nel corso di questa intervista. In realtà, prima di arrivare alla chirurgia e quindi a curare un distacco della retina attraverso un intervento chirurgico, ci sono altre tipologie di trattamenti che è possibile mettere in campo. Quali sono? Il trattamento laser della retina. Cioè, noi sappiamo che la retina può rompersi in determinate situazioni, miopia medio-elevata, alterazioni del vitreo, che il paziente percepisce come mosche, moscerini, che quelli sono i segni che impongono di andare a ricercare le lesioni della periferia della retina ed eventualmente trattarle, rinforzarle con il laser per impedire che una retina più sottile o sotto trazione possa rompersi e correre il rischio di evolvere in un distacco di retina. È possibile curare anche un problema alla retina attraverso con dei medicinali, quindi con un trattamento medico? Queste alterazioni della periferia della retina non possono essere curate. Non esiste una forma di prevenzione primaria. La prevenzione primaria è quella che impedisce l'inizio del danno. Esiste una prevenzione secondaria in cui, in presenza di un danno, che in questo caso sarà un assottigliamento di retina, una trazione sulla retina o anche una rottura, si impedisce che questo evolva nel danno vero, che è il distacco e la perdita di vista. Però certamente le malattie molto più comuni sono le maculopatie e quelle legate al diabete, anche perché sembra che il mondo occidentale vada verso una epidemia di diabete proprio perché mangiamo troppo e ci muoviamo poco, per cui i danni che il diabete determina sulla retina diventano sempre più frequenti e tra un po' diventeranno probabilmente la prima causa di danno e di perdita di vista dovuta a malattia della retina. Lei mi raccontava che questo accade soprattutto nell'età matura. Esatto, quindi adulta nell'età matura. Nell'età più giovane può essere un problema legato alla miopia, nell'età matura invece la maculopatia. La maculopatia potrebbe... oppure la retinopatia diabetica o comunque una malattia vascolare come una trombosi, che è l'equivalente di un ictus emorragico nel cervello, la stessa cosa, una vena si chiude, c'è uno spandimento di sangue, di siero e si verifica un danno sulla fotorecettori anche qui. Con possibilità di recupero limitate. Sono aumentate recentemente perché ci sono dei mezzi per trattare queste forme. Anche qui però si tratta sempre di prevenzione secondaria, cioè quando c'è il danno si limitano gli effetti funzionali negativi. Prevenire il danno significa controllare il diabete, controllare la circolazione il meglio possibile, anche se sappiamo che con tutto spesso non facciamo neanche il necessario, ma normalmente anche con tutto quello che si fa, purtroppo l'infarto viene lo stesso, certo. Il diabete è purtroppo una malattia diffusa. Parliamo della diagnosi. Per arrivare a decretare che il paziente ha una maculopatia, un danno alla retina centrale, quali sono gli esami che vengono fatti al paziente? Allora, intanto il paziente è fortunato in campo oculistico perché quando supera gli ANTA prima o poi non riesce più tanto a leggere. Questa è un'occasione per fare una visita che non deve solo concludersi con la prescrizione dell'occhialetto che consente di vedere, ma è l'occasione per prendere la pressione dell'occhio, per guardare la retina al centro e alla periferia. Soprattutto se il paziente, oltre che vedere meno, vede distorto, questo è un campanello d'allarme, quello proprio del fuoco, perché? Perché se il paziente vede distorto, la retina centrale è sollevata, stropicciata e a quel punto bisogna intervenire, non dico con urgenza, nel senso di rapidamente oggi pomeriggio, ma certamente nell'ambito di pochi giorni. L'intervento chirurgico,
spaventa molto. Chi ha problemi agli occhi è terrorizzato dall'idea di andare sotto ai ferri in questo caso. Come avviene? Ci tranquillizza? La tranquillizzo proprio perché intanto la chirurgia dell'occhio in genere può sempre essere eseguita anche in pazienti di scadenti condizioni generali. Questo è abbastanza importante perché viene eseguita in anestesia locale. L'anestesia locale nostra non è l'anestesia locale in cui il paziente è vivo, vegeto e c'è un punto che non sente niente. Si accompagna sempre ad una grossa sedazione generale, per cui il paziente non sente dolore, ma è anche aiutato dall'anestesista, che riveste un ruolo fondamentale, per cui non è un intervento doloroso in sé e neanche dopo. La tecnica chirurgica, peraltro, ha fatto grandi passi in avanti. Certamente, con la chirurgia. Sì. Certamente sì, tutti questi interventi si fanno al microscopio ottico, si risolvono particolari finissimi e si riescono a fare delle manipolazioni sempre più raffinate. Oggi la retina può essere trattata come un qualsiasi altro tessuto, anche non così delicato, per cui esiste la possibilità di attaccare la retina, di trattare molte malattie. Per esempio nel diabete una complicanza comune è l'emorragia dentro l'occhio, oppure la formazione di un tessuto cicatriziale che stira la retina. È possibile con la microchirurgia ristabilire la trasparenza dell'occhio, togliere queste trazioni e ridistendere la retina. Sono tutte cose che vengono fatte di routine nei centri dove si fa questo tipo di chirurgia, per cui il paziente deve sapere che anche una complicanza grave, che chiaramente sarà purtroppo pagata in termini di recupero, perché non ho detto che poi se la retina si attacca, se tutto diventa come prima da un punto di vista funzionale, no? Purtroppo ci si rimette, questo riporta il discorso sull'importanza della prevenzione, cioè del fatto che il paziente quando ha qualche disturbo non stia a vedere se passa, non si accontenti dell'occhialetto che è fondamentale, però molte volte può ingannare, perché se mi metto un occhiale un po' più forte, anche una retina che funziona meno bene mi consente di leggere il giornale. Ma il problema è che lo lega da vicino sfruttando l'ingrandimento. In realtà la malattia può andare avanti. Ecco perché una ridotta visione da vicino di caratteri piccoli e la visione distorta sono segni che debbono fare correre il paziente a farsi vedere. Accettiamo il suo consiglio e ricordiamo a tutti gli spettatori, dopo una certa età, dopo i 40, diciamo così, quando c'è un primo piccolo problema alla vista, si riesce a leggere male magari sul cellulare, un classico, il messaggio sul cellulare, meglio correre dall'oculista e fare una visita dedicata e affrontare anche degli esami diagnostici che aiutino a capire che non ci siano problemi più gravi alla retina. Se invece questi accadono e se è il caso di dover affrontare un intervento chirurgico, poi vorrei sapere che cosa accade dopo però. Qual è il decorso post-operatorio? Rivediamo subito. Un attimo prima sul prima. Tra gli esami diagnostici, oggi una volta c'erano esami anche un po' pesanti con mezzi di contrasto, ok. Oggi, grazie non agli oculisti, ma i progressi della matematica e dell'elettronica, si ottiene in vivo una scansione degli 11 strati della retina. In più o meno 2 mm, anche meno, ci sono 11 strati che riescono a essere risolti e si vede proprio una sezione della retina. Quindi, oltretutto, l'approfondimento diagnostico importante, conclusivo, è indolore, non rischioso come mezzi di contrasto, per cui è veramente una cosa che è un peccato farsi sfuggire. Ascolti, dove affrontiamo l'approfondimento diagnostico? Direttamente dall'oculista oppure è il caso di andare all'ospedale? Da un oculista che abbia gli strumenti adatti. In questo caso parlavo dell'OCT, che è un tomografo ottico che fa la scansione della retina e ti presenta lì davanti tutti gli strati, tu sai localizzare dove è il danno
cosa è successo e sai cosa fare, oppure molto più in altri casi vai a esplorare la periferia della retina con un oftalmoscopio che si mette in testa ed è un esame, quindi sono tutte cose non invasive, tranquille, ambulatoriali, per cui uno le può fare e poi uscire, andarsene. Peraltro nelle nostre chiacchiere, dottore, lei mi diceva che l'incidenza di questo tipo di patologie è molto alta, sì, sopra una certa età. Parlava di un 4-7% della popolazione adulta. Ha rottura di retina, e però questo deve tranquillizzare, che solo uno su 10.000 finirà con un problema di distacco di retina. Il problema è diverso invece per la maculopatia legata all'età, la cui incidenza aumenta nettamente dopo i 70-75 anni di età. Qualche segno è riscontrabile nel 40% delle persone. Anche qui, per fortuna, nonostante tutto, per fortuna, l'evoluzione peggiorativa estrema, quella che proprio determina un handicap visivo importante, è ridotta. Però esistono forme che hanno un'accelerazione a un certo punto della loro evoluzione, sono le cosiddette forme umide, per le quali recentemente sono stati messi a punto dei farmaci di natura immunologica che bloccano l'evoluzione della malattia. Sono farmaci che vanno iniettati nell'occhio. E questo fa certamente impressione, almeno la prima volta. In realtà l'ago è enormemente più sottile di un qualsiasi ago da insulina, che è già piccolo di suo. Dopo la prima volta in cui comprensibilmente il paziente, anche perché noi medici parliamo, i poveretti ci mettono l'occhio, però in realtà non è assolutamente doloroso per quanto faccia impressione la prima volta. Poi dopo i pazienti vengono tranquilli, che non hanno male, niente. Resta il fatto che in questi casi di maculopatia o di danno da diabete, quello che noi facciamo è bloccare l'evoluzione di una malattia che non controlliamo, controlliamo poco. La maculopatia legata all'età va avanti con l'età. La retinopatia diabetica va avanti col diabete, più o meno ben compensato, e questa è certamente la cosa fondamentale da ottenere. Però a questo punto occorre dire che come uno si rassegna a prendere la pillola per la pressione perché sa che la pressione è alta, le mogli dicono che è colpa dei mariti, i mariti sono sicuri che sia colpa della moglie, ma non passa mai e la pastiglia va presa, cioè la cura della pressione arteriosa in realtà consiste nel dominare un sintomo e fermare una malattia. Anche qui la cura della maculopatia, nella forma umida o della retinopatia diabetica, è un qualcosa che va continuato vita natural durante. Anche quando si ottengono i periodi di stabilizzazione, occorre sempre pensare che il diabete continua a lavorare. Dottore, ma dopo un intervento possiamo riprendere completamente tutte le funzioni dell'occhio e soprattutto se facciamo un lavoro particolare, se amiamo andare a correre, andare in moto e così via, possiamo riprendere tutte le nostre funzioni come prima? Abbastanza. In realtà il discorso ha due facce. Uno è la funzione visiva, per cui può darsi che uno recuperi una vista sopra i 5 decimi con una capacità di leggere un primo carattere, praticamente riesce a fare quello che fa prima. Se invece non lo recupera, chiaramente l'handicap visivo rimane. La sua domanda ha anche un altro versante. Posso andare a fare jogging? E specialmente dopo un intervento per distacco di retina, esiste un periodo in cui è bene che il paziente limiti grandemente la sua attività. Il rischio è quello che ci sia un nuovo distacco quindi della retina. Per evitare questo, ma dopo un po' si può riprendere. Ricordiamoci che c'era un Ray Sugar, cose del genere, che magari per qualche milione di dollari, ma dopo 2 mesi è risalito su quella pedana dove si picchiano. È vero. Quindi tranquillizziamo i nostri spettatori. Ci vogliono le precauzioni, però. Ricordiamo di andare a controllarsi, di fare un esame della retina, di non sottovalutare i piccoli sintomi che ci sembrano solo sintomi di una prima vecchiaia, magari solo legati alla lettura. Ringraziamo il professor Pietro Rossi. Grazie. Che è stato con noi, lo invitiamo nuovamente a parlare dei problemi della vista. Grazie, arrivederci.